Ora partiamo da una politica di territorio, noi dobbiamo trasmettere con un prodotto qualcosa che abbia a che fare con il nostro territorio. Abbiamo lo Chardonnay dalla pianura agli 800 metri, allora quindi dobbiamo trasmettere che in questo prodotto, in questo spumante, abbiamo delle uve che vengono fatte a una certa quota, con una maturazione che non può essere paragonabile a quelle di altre zone, quindi a quelle di pianura o quelle del Veneto, quelle della Sicilia, un prodotto fresco, un prodotto sapido, lungo e che dura nel tempo, no? E si presta benissimo il Trentadoc a fare questo, perché abbiamo un clima particolare, uno Chardonnay con acidità alte e con una freschezza e una sapidità come i nostri Chardonnay, li abbiamo tutti in bottiglia. Quando noi facciamo una riserva, diamo un'interpretazione personale di quella che è un prodotto. Mentre il Brut, che può essere questo rosé che avete appena assaggiato, che è preciso, lungo, accattivante, è interpretazione del territorio, come potrebbe essere l'Alto Brut che facciamo noi. Quindi rappresenta la freschezza, l'altitudine, l'acidità alta, l'eleganza, che è quello che noi abbiamo in Trentino sostanzialmente. Tu prendi una base spumante, la spumantizzi, anche in natura, non serve farla dosata. E quella è espressione del territorio. E lì bisogna spiegare che uno spumante nasce così, perché sono fatti come il territorio ce li dà, insomma, sostanzialmente non è che elaboriamo più di tanto, anche se lo spumante per definizione è un prodotto elaborato. Certo. Però abbiamo un prodotto fresco che dura nel tempo. Fai un Natur fatto a 700 metri, secondo me lo puoi bere anche fra 5 anni, 6 anni, come una riserva. Quando tu assaggi un Brut, assaggi al 90% delle volte un prodotto che è espressione del territorio, proprio perché ha queste caratteristiche che non trovi in nessun altro prodotto d'Italia, secondo me. In Val di Cembra, fatta nelle colline di Trento, fatta a Pergine, perché il clima è subcontinentale, abbiamo delle escursioni termiche pazzesche, abbiamo dei terreni sciolti che non danno pesantezza al prodotto. Il Brut è la vera espressione del territorio trentino.